calci. Sembra Beppe che ci sia il Dompak su quella rentina, su quel canestro. La palla non vuole entrare, vediamo adesso, con niente da fare, una stoppata anche sul nostro Gaddefors, l'ultimo arrivato in casa Pastareggia, che si era aggregato per un mese ad agosto in virtù dei premi di Downs, ed è che strappa un pallone sotto il tabellone biancorosso. Ricezione interna per il giocatore ex capo d'Orlando, che va a lavorare sul consigliato proprio per Giuri, che prova la soluzione personale. Ant ha rimbalzo d'attacco, continua a rappresentare un fattore importante sopra la Pastareggia. Cambio difensivo con la palla dentro per Jones, che questa volta si muove con grande efficacia nel vantaggio. Jarius Jackson, arriva l'aiuto di Ortner, cerca il pick and roll, la palla invece servita a Peric, che va su, viene stoppato ottimamente, applausi. È nelle mani della Pastareggia quando siamo quasi al giro di boa dell'ultimo quarto di gioco in questa sfida del tagliaccio. Palla sotto, perso malamente Ant, bella assist da dire che questa è una squadra al di là di tutto. No, è chiaro che bisogna dare continuità in campionato, restare nelle posizioni di... Errore in attacco per la formazione campana. Trento può tornare in zona d'attacco contro la pressione estesa sui 28 metri di campo. Forrai pesca con lo scarico Trent Lockett, su cui arriva però l'aperto a Bobby Jones. Errore da parte di Jones, lavora bene, rimbalza d'attacco Hunt, che ne coglie due prima di riuscire a trovare i due punti. Il fallo da parte di Sutton, se non vado a dire adesso. Nuove palla lavorando di triangolo offensivo Caserta, si va da Dario Hunt, palla a canestro, gira bene sul perno Hunt, segno di Serie A. È un giocatore che ha del potenziale da Eurolega, a mio modo di vedere. Io ve l'avevo detto, uomo da ultimo quarto. L'hai detto. 100 per lui, che ora va, realizza però entrambi i tiri liberi, portando di nuovo Caserta sul meno 17. Qui la palla persa sulla rimessa di Sassari. Caserta sbagliato il primo, poi non ha sbagliato più da 3. 5 su 5 da 3 punti per lui in questa partita. I punti sono 21 sul cronometro, quindi è già oltre quella che è la sua media in campionato. Ha recuperato tre azioni, ecco, però tre azioni che Sassari non segna, stavo per dire. Però Caserta non la mette. Eccola adesso. Qua, eccola qua. Uno per Sassari, che dunque ribadisce il massimo vantaggio toccato poco fa. Ora Ant prova. E ha messo una serie di ipoteche sull'esito finale. Le condizioni di cui parla Rosario sono chiaramente in riferimento all'assenza di Peyton Siva, che dovrebbe riuscire a rileggio di Ogo Adegboye per aprire questo ultimo quarto di gioco, che sostanzialmente serve solo per aggiustare un po' il tabellino, a farsi sentire in qualche modo la curva dei tifosi bianconeri, per accendere quantomeno gli animi. Questa è una cosa che succede praticamente. Ora riceve Ant, chiama a sé qualcuno dei suoi compagni, si va a vedere Downs, il gioco a due, poi la lay-up alzata proprio per Dario Ant, che va ad appoggiare a...
la zona da parte di Torino, alza uomo e poi il tiro da parte di Cinciani che prende il rimbalzo sul suo tiro, la passa a Dario Hunt che sotto canestro si fa valere. Siamo a 3 minuti dalla fine della prima frazione. Amoroso in punta, serve Hunt, prova a giocare la spalla a canestro, si gira benissimo e prova Robinson che ora palleggia e prova ad organizzare l'azione d'attacco. Rosselli torna dal suo numero 10, spezza il blocco da Owen Robinson, si butta fino in fondo e si becca la stoppata da parte, certo fa molto meno fatica. Dawkins fa saltare sulla finta Dario Hunt, sbaglia però l'azione di tiro da 3 punti, poi l'alley-oop alzato da Marco Giuri proprio per Dario Hunt. È arrivato un parziale che continua a protrarsi di 22-8 per la Manital. Giuri prova l'alley-oop per Dario Hunt, ecco la collaborazione tra questi due. Ad essere il miglior realizzatore con percentuale da 2 punti, oltre il 70% nel pitturato per lui. Siva la penetrazione, il rimbalzo però è di Dario Hunt che fa meno 6, 4:40 dalla fine del primo tempo. Siva il pick and roll con Hunt che dalla punta si butta fino in fondo, c'è l'infinità del movimento, quarto di gioco, supera la metà campo Giuri con la marcatura stretta di Zugno. Ora Downs, la layup per Dario Hunt e la schiacciata ad una mano da parte, incredibilmente ma ancora in partita. Vediamo un po' se questo attacco consente a Caserta di mettere il muso avanti. Sì, va, lo scarico per Hunt, arriva la schiacciata. 96 secondi al termine della partita. 96 secondi, ora Beden fino in fondo, la stoppata da parte di Dario Hunt. Downs. Proprio di Austin Day che è leggero ma è davvero lunghissimo. Austin Day che tra l'altro, come dicevamo in precedenza, è arrivato giovedì a Pesaro a prendersi la stoppata di Hunt, gli dà il benvenuto, è un po' complicato. Ora Caserta ha fermato il pallone, Downs, il palleggio contro Ceron, si butta fino in fondo, alza la layup per Dario Hunt che vola con il 64% in stagione, da un esterno abbastanza inusuale. Downs, la layup con Dario Hunt che alla fine realizza playmaker. Downs pensa per un attimo al tiro, saggiamente torna da Giuri. Ha sfidato sia Downs che Giuri, adesso c'è l'alley-oop. Pesca a amministrare questo possesso, ancora il gioco a due con Downs, il ribaltamento, poi la palla arriva proprio a Dario Hunt e prende un contatto, lo sopporta e poi il vantaggio per Caserta. Ora ancora difesa allungata per la squadra di Dell'Agnello che recupera un altro pallone, però abbastanza inusuale per un esterno. Che tira con il 71% di stagione, Cinciarini va fino in fondo e poi il tap-in in correzione da parte di Dario Hunt. E anche questo, esatto, palla questo persa, è il problema di Caserta in questo momento, palla persa numero 15 per la Juve, fino in fondo Criston stoppato da Downs in stereofonia con Dario Hunt. 120 centimetri in due, sì, quello è il vantaggio chiaro di Brindisi che adesso ecco, va di nuovo a stoppare, però Dario Hunt recupera il suo errore, va a realizzare soprattutto dei blocchi sulla palla e anche in uscita. Adesso uno contro uno di Reynolds che va ottimo a scaricare, recupero. Ottima difesa di Dario Hunt con Cinciarini che rischia in qualche modo di perdere palla, poi Caserta già dall'altra parte. Downs, serve Hunt per la schiacciata, infatti è una partita molto molto calda e sentita. Downs in palleggio, prova a buttarsi fino in fondo, serve Hunt che prende un altro contatto, stavolta lo regge e va molto di striscio Daniele Cinciarini che quando inizia il segnale poi non la smette più, purtroppo è dovuto fermare per motivi diversi e poi l'assist di Siva che invece di coprire la penetrazione di Siva dovrebbe accompagnarlo. Gagic, ottimo servizio per Duran Scott, poi viene stoppato da Hunt ma recupera offensiva di Bobby Joe. La rimessa di Brindisi per Scott, poi Reynolds fino in fondo, si prende una stoppata in stereofonia dopo che cambia sul blocco di Scott per Caggi. Scott rimane sulla linea da 3 punti senza arrivare fino in fondo e poi si becca la stoppata di Dario Hunt che questa è una zona, mentre invece Caserta fa una fatica enorme contro la zona di Bu. Sì, la chiave per attaccare la zona è far circolare la palla, la Juve lo fa in questo momento, infatti arriva a 2 punti facili, 4 punti per lui ma già più di 10 assist in questa gara, servono però tantissimo le sue realizzazioni. Poi la layup di Mega Downs per Dario Hunt. Beh, strategica questa di Caserta in questo momento. Rosario, l'avevi detto che sì, era stato battezzato anche in questo caso, e la stoppata di Dario Hunt. Ma che torna su Siva che giocherà l'uno contro uno, ancora il blocco di Hunt. Siva fino in fondo contro Zerini, tira il contatto, il rimbalzo di Dario Hunt che segna anche questa.
più 6 Juve.